Tutti e due ci siamo trovati completamente impreparati a poter fronteggiare questa situazione, quella del Covid-19, proprio perché da una parte è un evento completamente nuovo per chiunque e per cui vengono letteralmente proprio a mancare degli strumenti per poter fronteggiare questo aspetto. Dall'altro perché il Covid va letteralmente a colpirci là dove siamo più fragili, ossia il nostro bisogno di controllare e di prevedere. Soprattutto la tecnologia ci permette di avere un controllo enorme su tantissimi aspetti della nostra vita, per cui quando ci si trova letteralmente catapultati in una situazione così imprevedibile e priva di certezze, ecco che l'ansia sale a grandissimi livelli. Con questo breve video volevo darvi poche ma necessarie indicazioni su come gestire alcuni degli effetti più devastanti. Il primo grande problema è gestire l'angoscia, che prende poi forma di dubbi, di rimuginazioni, di pensieri orientati al futuro e a come potrà evolvere la situazione. Il problema è che la maggior parte di queste domande non hanno risposta, perché io non posso prevedere cosa succederà da qui a una settimana, ad un mese, cosa ne sarà dell'economia, cosa ne sarà della società, ma proprio in virtù del fatto che ci tranquillizziamo quando abbiamo l'illusione del controllo, siamo portati a voler a tutti i costi rispondere. Il problema però è che costruiamo quello che potremmo definire un effetto matrioska, ossia, poiché non esistono risposte a questi interrogativi, ogni risposta che diamo fornisce il contenuto alla nostra mente per creare l'interrogativo successivo e quindi più rispondiamo, più ci verranno nuove domande alimentando una catena infinita. Cosa succede se mi ammalo e mi viene l'ansia? Se mi ammalo, allora vado in ospedale. E se invece poi in ospedale non riescono a gestire la mia malattia? E qua mi ritorna una nuova ansia. Se non esiste una risposta, ma noi ci osteniamo a darla, rischiamo soltanto di alimentare un processo potenzialmente infinito. Vi do una piccola indicazione. Dovremmo allenarci a dare un'unica risposta standard che di fatto non dà dei contenuti, ossia vedremo. Cosa ne sarà dell'economia? Vedremo. E se dovessi perdere posto di lavoro? Vedremo. E se dovessero ricoverarmi? Vedremo. Se io mi alleno a dare questa unica e continua risposta, dopo un po' le domande cesseranno di venire, perché smetto di suggerire al mio cervello nuovi contenuti per creare nuovi scenari catastrofici. Un'altra indicazione che mi sento di dare è quella di evitare di guardare in continuazione le notizie, perché altrimenti rischia di crearsi un meccanismo quasi compulsivo. L'indicazione che mi sento di darvi invece è quella di darvi due o tre appuntamenti al giorno, scanditi proprio da un orario stabilito da una sveglia. E quando suonerà la sveglia, per 10 minuti guardo tutte le notizie che devo guardare, finiti quei 10 minuti, stop, fino all'appuntamento successivo. Questo è un ottimo meccanismo per consultare le notizie in base ad un orario e non mossi da un'ondata emotiva. Se le ascolto e le cerco ogni volta che sono agitato, ovviamente non farò altro che alimentare ancora di più la mia ansia. L'ultima indicazione che mi sento di dare riguarda invece come gestire la comunicazione con i bambini. Ovviamente è impossibile tenerli all'oscuro e non è nemmeno corretto, anche perché loro comunque si rendono conto di tutti i cambiamenti che stanno accadendo intorno. Non vanno all'asilo, non vanno a scuola, non vedono i propri compagni, non possono uscire di casa. Pensare di evitare l'argomento rischia soltanto di alimentare dentro di loro dubbi, ansie e incertezze. Anche perché i bambini apprendono per imitazione, per cui se noi non ne parliamo, ma ci vedono agitati, vedono che continuiamo a guardare i telegiornali, vedono che parliamo tra di noi preoccupati, il messaggio che riceveranno è che c'è una cosa pericolosa, talmente pericolosa che non se ne parla e quindi diventerà ai loro occhi ancora più spaventosa. Una buona indicazione è invece attraverso il gioco, attraverso il racconto di storie, affrontare l'argomento adattandolo sia come linguaggio che come informazioni all'età del bambino. E a un certo punto chiedere anche al bambino: secondo te come continua la storia? Tu che ne dici? Secondo te cosa succede? Quindi anche quando il bambino ci chiederà delle informazioni, anziché rispondere, chiedere: tu che cosa pensi? In questo modo, da una parte evitiamo di dare delle rassicurazioni che non siamo in grado di sostenere. Dall'altro, facendo questa domanda, siamo in grado sia di avere informazioni su quello che effettivamente il bambino ha capito,
e dall'altra parte di mandare il messaggio che di questa cosa se ne può parlare, ma parlando con una modalità adatta al bambino. La mia speranza con questo breve video è semplicemente quella di darvi alcune rapide indicazioni su come fronteggiare alcuni dei problemi più emergenti. Ma se voleste approfondire ancora meglio l'argomento, vi consiglio un gruppo Facebook chiamato Abbraccio Italiano, strategicamente a casa, all'interno del quale io, insieme ad altri colleghi psicologi e ad altri professionisti di diverse specialità, cerchiamo di dare quotidianamente consigli e indicazioni molto pratiche per fronteggiare al meglio questo momento. Ciascuno di noi è soltanto una goccia, ma se si mette insieme può diventare un oceano.